Buonasera e bentornati in questa nuova puntata di Prometeo. La situazione dal punto di vista atmosferico è piuttosto dinamica. C'è un intenso centro di bassa pressione che si trova esattamente a nord-ovest della Sardegna con venti che superano abbondantemente i 100 km orari. Analizzeremo insieme la situazione, ci sono molte altre notizie. Iniziamo dal sommario. Un ciclone mediterraneo investe l'Italia, venti tempestosi in Sardegna, pioggia al centro-sud e neve in Piemonte. Giovedì ancora tante nuvole a spasso per l'Italia e vento forte al sud. Nel weekend pioggia e neve fino a quote molto basse, insisteranno al sud. Tanto sole al nord con aria pungente anche in pianura, giornate ideali per gli sport invernali. Chiazza di idrocarburi avvistata al largo delle coste tra Abruzzo e Molise in corrispondenza del campo petrolifero Rospo Mare. Si stimano circa 1000 litri di materiale finito in mare. Perché si vieta l'uso dei telefoni a bordo? Il pericolo che rappresentano per i voli non è mai stato scientificamente provato. Nuovi studi sono in atto per permetterne il tranquillo utilizzo. Iniziamo subito con il monitorare questo ciclone mediterraneo che si trova proprio in prossimità della Sardegna e sta dando fastidio a molte delle regioni italiane. Dunque colleghiamoci con il nostro meteorologo Davide Dalla Libera. Buonasera Davide. Buonasera Serena, buonasera a tutti. Ebbene, ormai da alcune ore si è formato questo vero e proprio ciclone mediterraneo, che lo vediamo molto bene dalle immagini che ci provengono dal satellite. Eccolo qua, l'occhio del ciclone che si trova proprio in prossimità della Sardegna. E nelle prossime ore il vento intensificherà proprio sulle coste occidentali della Sardegna. Nella notte e poi nella prima parte della giornata di domani sarà la Sicilia coinvolta da venti tempestosi. Eccola qua la previsione del vento nelle prossime ore. Vedete il centro di bassa pressione che lentamente si sposterà sul terreno, interessando in modo diretto la Sardegna con venti fino oltre gli 80-90 km orari, ma alcune raffiche potranno superare anche i 100-120 km orari. E nella prima parte della giornata di domani, giovedì, ecco il centro di bassa pressione che si sposta sul terreno e sarà la Sicilia coinvolta da venti tempestosi, anche qui con raffiche che potranno superare i 90-100 km orari, ma localmente proprio sul palermitano anche i 120 km orari. Un po' tutte le regioni meridionali comunque saranno interessate da venti molto forti nella giornata di domani. Ti ringrazio Davide. Allora facciamo un breve passaggio da nord a sud per vedere chi avrà bisogno dell'ombrello e soprattutto quali saranno le situazioni di maggior disagio. Ricolleghiamoci con Davide. Ebbene sì, questo centro di bassa pressione interesserà un po' tutte le nostre regioni, specialmente quelle centro-meridionali. Ancora nella giornata di domani, apportando molte nuvole, piogge al centro-sud, ancora deboli nevicate al nord-ovest, che in questo momento è interessato da nevicate moderate, a tratti forte sul basso Piemonte, soprattutto Cuneo, è coinvolta da una nevicata abbondante. Poi nel fine settimana questo centro di bassa pressione lentamente si colmerà e garantirà quindi un miglioramento. Al nord ancora un po' di maltempo invece al centro-sud. Ma nel dettaglio cosa accadrà domani? Lo abbiamo detto, al nord tempo in miglioramento, specialmente al nord-ovest, ma sarà un miglioramento piuttosto lento nel corso della giornata. Ancora molte nuvole sul Piemonte, sulla Lombardia, con qualche goccia di pioggia, ancora piogge sulla Liguria, neve fino a quote molto basse, nevicate sull'Emilia fin sui 300-400 metri di quota. Al mattino molte nuvole anche al nord-est, con qualche fiocco di neve sulle zone prealpine e anche sulle Dolomiti. Poi tra il pomeriggio e la sera tende lentamente a migliorare. Le temperature rimangono costanti. Al centro invece è fortemente instabile il tempo un po' su tutte le regioni, ma le piogge si concentreranno sul versante adriatico, soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera, con la quota neve che sulle Marche e l'Abruzzo scenderà fino a quote comprese tra i 200 e i 500 metri di quota. Attenzione al vento che soffierà forte anche sulle regioni centrali del versante tirrenico proveniente da nord-ovest. Al sud, come detto, giornata assai ventosa e fortemente instabile sulla Campania e sulla Calabria, con temporali anche di forte intensità, instabile tra il pomeriggio e la sera anche sulla Puglia. Il vento molto forte. Vento molto forte, come abbiamo visto domani, sulla Sicilia, dove oltre al vento ci saranno molti rovesci, molti temporali, localmente anche di forte intensità. Migliora lentamente durante il corso della giornata sulla Sardegna, ma al mattino ancora elevato rischio di pioggia. Il vento inizierà lentamente ad attenuarsi.
Attenzione sul mare Adriatico, esattamente nella porzione di mare compresa tra l'Abruzzo e il Molise, perché ieri è avvenuto un incidente vicino a una piattaforma petrolifera, una chiazza di idrocarburi, al momento si parla di circa 1000 litri, è stata avvistata dall'equipaggio della nave di stoccaggio Alba Marina al campo petrolifero Rospo di Mare, al largo delle coste tra l'Abruzzo e il Molise. L'annuncio arriva da Edison, che opera in queste piattaforme petrolifere. La stessa società riferisce che è scattata la procedura di emergenza e che la produzione è stata immediatamente fermata. Non si hanno notizie della natura della chiazza e neppure della provenienza, notizie certe. Stanno operando le squadre del campo Rospo di Mare e la Capitaneria. L'intero campo è sorvegliato da un sistema di telecontrollo a terra da cui è possibile arrestare la produzione in caso di necessità e dopo l'attivazione delle misure di emergenza operativi tutti i mezzi antinquinamento a mare e anche gli aerei. Il campo petrolifero offshore di Rospo di Mare è situato a circa 12 miglia dal porto di Termoli. È in produzione dal 1982 e fino ad oggi ha estratto 92 milioni di barili di olio. Gli impianti di produzione sono gestiti da Edison in qualità di operatore al 62%, in joint venture con Eni al 38%. Le origini della macchia non sono ancora state accertate, quindi non si sa bene da dove sia arrivata questa perdita. Sta di fatto che le associazioni ambientaliste sono ovviamente molto preoccupate, tra cui il WWF. Allora, colleghiamoci con Fabrizia Arduini del WWF Abruzzo. Buonasera Fabrizia, grazie per essere con noi. Buonasera a voi e ringrazio voi per avermi chiamata. Volevamo sapere se avete rilevato delle anomalie dopo l'incidente che è avvenuto poche ore fa. Quello che noi possiamo segnalare, almeno la stazione ornitologica, gli ornitologi che collaborano con il WWF, è proprio la presenza di gabbiani con una matrice nerastra attaccata al piumaggio. Sono più di 6-7 individui trovati e questo sta a indicare che l'allerta deve essere sempre e comunque alta. Ci tengo a precisare che noi siamo preoccupati quando vediamo progetti sugli idrocarburi sia in mare che in terra, a prescindere che ci siano o meno incidenti, poiché queste attività in un territorio così densamente popolato e fragile come l'Italia, in terra e in mare, crea sempre un impatto non indifferente. Ecco, volevo chiederti una precisazione, qualche dettaglio in più, perché adesso ovviamente la piattaforma che ha individuato questa chiazza è la Edison, ma si sa se questa chiazza sia provenuta da loro o no, oppure ancora non si hanno notizie certe? Allora, noi abbiamo letto come voi l'ANSA, dove si parlava di 1000 litri, quindi parliamo di una perdita di una tonnellata. Ora si stanno svolgendo, sono tuttora in corso, tutte le attività inerenti al monitoraggio. Come vi ho sentito fare un po' la storia del progetto Rospo Mare, parliamo di un progetto vecchio di 30 anni, quindi è possibile, sono possibili cedimenti strutturali, sono dentro la bibliografia degli idrocarburi. Noi speriamo che questo sia un monito per appunto fare controlli accurati su tutto l'impianto, che è un impianto, come abbiamo detto, che ha una certa età, ma anche ricordiamo a chi ci ascolta che quell'impianto è un impianto che in questi giorni sta proprio in valutazione di impatto ambientale per un'ulteriore implementazione, quindi ai 31 pozzi già operanti, di cui due in stand-by, se ne aggiungono altri 3 più uno orizzontale. Questo un po' ci preoccupa, perché il progetto Rospo Mare è di fronte a un sito di interesse comunitario, a una riserva come quella di Punta d'Erci, vicino frontale alle Trenti. Sono zone da difendere. Fabrizia, io ti ringrazio per essere stata nuovamente con noi e ti prego di inviarci le ultime notizie qualora ci siano, perché vogliamo continuare a monitorare la situazione e soprattutto vogliamo cercare di capirci di più. Grazie ancora, buona serata e soprattutto buon lavoro. A voi tutti, grazie a voi ancora.
Ecco, sicuramente quella del petrolio è una delle cause di inquinamento, non solo per l'Italia ma per tutto il pianeta. Ci sono dei nuovi studi. Sembra che l'inquinamento non sia pericoloso solo per la salute fisica, ma anche per quella mentale. Infatti, secondo un recente studio condotto in 14 paesi dell'Europa, lo smog contribuisce significativamente ad aumentare lo stress e anche il cattivo umore dei cittadini. Ascoltiamo insieme. Lo smog incupisce i cieli e gli animi. Questo è quanto emerge dallo studio condotto da un gruppo di ricercatori canadesi, apparso sulla rivista International Journal of Green Economics. Secondo tale ricerca, condotta da Byron Liu e Mac Harwin della Trent University dell'Ontario, esisterebbe una correlazione tra inquinamento e tasso di felicità delle persone che vivono e lavorano in alcuni paesi dell'Unione Europea. Lo studio è stato condotto analizzando le emissioni pro capite di 14 nazioni europee, tra cui l'Italia, rapportati alla felicità dei cittadini valutata impiegando una serie di test psicologici. Risultato? Rassegnatevi a una vita infelice o inquinate meno. A quanto pare, lo smog contribuisce in maniera significativa al malumore dei già stressati cittadini europei che, oltre alle bastonate quotidiane, devono prenderle anche dall'ambiente. Inoltre, dato ancora più interessante, esiste un circolo vizioso del cittadino infelice. Nervoso e spossato dall'eccessivo inquinamento, il malcapitato tende a inquinare ancora di più. L'unica soluzione possibile sembra quindi investire su strutture politiche ecosostenibili, perché l'inversione di rotta è l'unica strada da percorrere. L'alternativa è un bravo psicanalista. E adesso è giunto il momento di tornare a parlare di meteorologia. Ci sono due luoghi particolari nel mondo in cui fa molto freddo, molto più freddo del normale. Prima di tutto in Russia, dove si registra uno degli inverni più freddi degli ultimi 70 anni. Non faceva così freddo dal 1938. Le temperature sono scese fino a meno 50 gradi. Purtroppo il bilancio delle vittime continua a salire. È arrivato a 207, 18 nelle ultime 24 ore, tra cui c'è anche un bambino, a causa di congelamento e assideramento. Situazione difficile anche negli Stati Uniti, nel nord degli Stati Uniti, ma per i dettagli ricolleghiamoci con il nostro meteorologo Davide Dalla Libera. Te, Davide. Ebbene sì, ormai da diversi giorni una severa ondata di gelo sta interessando gran parte degli Stati Uniti, specialmente quella zona settentrionale, la zona dei Grandi Laghi, dove a Detroit e a Chicago abbiamo raggiunto i 16 e i 17 gradi al di sotto dello zero, ma temperature minime fino a meno 22 e meno 23 gradi si sono raggiunte anche sugli stati del Washington, quindi a nord-ovest degli Stati Uniti, al confine con il Canada. E proprio dal Canada sta arrivando ancora aria molto fredda che interesserà nei prossimi giorni gran parte della zona dei Grandi Laghi, apportando quindi temperature gelide. Guardate le massime previste per domani, addirittura meno 5, meno 8 sempre sulla zona dei Grandi Laghi, fino a meno 10, meno 12. Oltre al gelo arriverà ancora la neve a colpire soprattutto proprio la zona ancora di Grandi Laghi con vere autentiche bufere di neve, e poi sul finire della settimana, tra venerdì e soprattutto sabato, una nuova intensa bufera di neve interesserà gran parte degli Stati Uniti nord-occidentali, dove la temperatura sarà in ulteriore calo. Il maltempo continua a durare nella nostra penisola, dunque diventate dei meteo warrior. Scattate foto e registrate video del vento, delle mareggiate, della neve a bassa quota e anche in montagna, dei paesi che magari andrete a visitare nel weekend, proprio come ha fatto il nostro meteo warrior amico e collega meteorologo Nico Schiodetto. Ha scattato una bellissima foto, altopiano di Asiago, lì si è registrato un accumulo tra un metro e mezzo di neve. Guardate che spettacolo, quando ha scattato la foto c'erano circa meno 8 gradi di temperatura. Diventare dei meteo warriors dunque è semplicissimo. Scattate foto, registrate video. Poi andate nell'home page del nostro sito internet classmeteo.com, lì trovate l'apposita sezione, si chiama per l'appunto Meteo Warriors. Entrate dentro, pochissimi dati personali per registrarsi e poi caricate il materiale proprio qui. Il più bello lo faremo vedere in diretta TV qui insieme a Prometeo. E seguiteci sui social network, la nostra pagina Classmeteo, eccola qua. Schiacciate mi piace e avrete sempre le previsioni del tempo aggiornate, anche la possibilità di interagire con noi, anche per la scelta degli argomenti di Prometeo.
Prometeo. Anche in questa pagina schiacciate mi piace e potrete scegliere con noi gli argomenti da trattare insieme, da approfondire. Poi se avete dei dubbi e delle domande ce le potete sempre scrivere, così in questo modo riusciamo ad interagire facilmente. Adesso qualche secondo di pubblicità, dopo continuiamo con gli approfondimenti. Scopriremo insieme se utilizzare cellulare in aereo o in volo è davvero pericoloso. Ci vediamo fra poco.